chiaro che il tema della ricostruzione e dello sviluppo sono strettamente connessi, perché fanno parte dello stesso processo che consente a un territorio colpito dal sisma di ritornare alla sua piena funzionalità, addirittura anche se possibile con un rilancio di tutte quelle che sono le attività chiaramente che erano in parte in essere prima dell'evento sismico. L'ufficio speciale della ricostruzione dell'Aquila, che è un po' l'ufficio gemello dell'ufficio del cratere, che si occupa principalmente, diciamo, del comune, sostanzialmente del comune dell'Aquila, nasce nel 2013, quindi subentra quello che era stato l'iniziale processo della ricostruzione gestito nel periodo dell'emergenza e tratta prevalentemente quella che è il tema della ricostruzione privata, supporta e fa il monitoraggio di tutta quella che è la ricostruzione pubblica interfacciandosi con i soggetti attuatori e poi svolge anche una funzione di supporto alla struttura di missione, come è stato anche detto prima dall'ingegner Fico, per quelle che sono l'istruttoria e l'ammissibilità dei progetti legati allo sviluppo. È chiaro che lo sviluppo poi, come vedremo, come in parte è stato anche detto, con il programma Restart si sviluppa attraverso una serie, diciamo, di filoni che poi vedremo. Per capire bene questo rapporto, no, fra la ricostruzione e lo sviluppo, vi diamo, diciamo, alcuni flash di quello che è lo stato della ricostruzione, anche per capire bene la portata attuale oggi, a 10 anni dall'evento sismico, di quelli che sono i temi dello sviluppo. All'Aquila ci troviamo all'incirca quasi al 74% di quella che è la concessione dei contributi per la ricostruzione privata. Parliamo a livello di esecuzione degli interventi di una percentuale intorno al 55%, quindi ci troviamo in una situazione dove soprattutto al centro storico del capoluogo diversi immobili si trovano in uno stato finito, se non addirittura un poco, diciamo, quasi completato. Chiaramente poi rimane aperto il tema di quelle che sono le frazioni del comune, quindi chiaramente su quello c'è ancora tanto da lavorare per quanto riguarda la ricostruzione. Però, come giustamente è stato detto prima, mano a mano che la ricostruzione avanza, per il completamento del processo acquista molta importanza quello che è il tema dello sviluppo. Quindi tutti quelli che sono i filoni che consentono la ripresa delle attività, ma anche il rilancio del territorio, come vedremo anche con i successivi interventi, col tema della formazione e della ricerca. Questa è solo una panoramica per dare un'idea di quello che è, diciamo, tutto lo sforzo che è stato fatto anche prima dall'ufficio speciale e poi dallo stesso ufficio speciale per quanto riguarda l'Aquila, i soldi erogati per poter, diciamo, portare avanti quella che è la ricostruzione privata. Un grafico ci dà l'idea anche di quello che è l'andamento, no, diciamo, di tutta quella che è l'attività, diciamo, delle concessioni. Però per capire anche lo stato della ricostruzione abbiamo pensato di fare anche un parallelo per renderci conto anche di tutte queste situazioni che sono state, diciamo, in parte sistemate. Qui ci troviamo proprio al centro storico, vicino ai portici, è un esempio di un aggregato che è quasi, diciamo, completato. E l'importante è anche rendersi conto del livello di sicurezza, diciamo, che è stato raggiunto con la ricostruzione. Chiaramente parliamo di ricostruzione privata, ma questi aggregati avevano una destinazione mista, cioè non erano solo la sede, diciamo, di abitazioni private, erano sede di uffici, sede di attività commerciali, quindi è importante che in questa fase della ricostruzione si sia in grado con gli interventi dello sviluppo di dare impulso a tutta quella che è la ripresa socio-economica della città. Vediamo altri esempi che ci fanno vedere come diciamo, in altre zone sempre del centro storico, sempre parliamo di interventi di costruzione privata però sempre a destinazione mista, quindi anche con in parte destinazioni commerciali. Qui siamo anche su Piazza Duomo, questi immobili stanno per essere, diciamo, resi di nuovo disponibili all'utilizzo. Chiaramente si avverte da questo punto di vista il ruolo importante che hanno tutti gli interventi dello sviluppo. Oltre a questi abbiamo anche degli interventi della pubblica, diceva prima giustamente il sottosegretario, c'è bisogno di dare un nuovo impulso alla ricostruzione pubblica. Alcuni interventi però sono stati completati grazie anche a interventi che sono stati gestiti in parte dal provveditorato, in parte dal segretariato regionale dei beni culturali.
questo è il caso della chiesa Santa Maria del Suffragio delle Anime Sante che si trova in Piazza Duomo, che è stata completata grazie all'intervento non solo dello Stato ma anche di un contributo che ha dato il governo francese, che era un simbolo che veniva riportato nelle immagini, diciamo, dell'immediato post-sisma. E questo, per esempio, è, per dare un'idea, anche in chiave turistica, questo è il Palazzo della Regione, l'Emiciclo, che è stato inaugurato da poco, che si trova vicino alla sede del Gran Sasso Science Institute, anche quello che è stato oggetto di recupero, che apre nuovi spazi, al di là di quella che è la funzione, diciamo, vera e propria della regione, a tutto quello che, diciamo, può essere il flusso turistico, perché anche il turismo, come veniva ricordato prima, è connesso con quelli che sono gli interventi dello sviluppo. Quindi da questo punto di vista, diciamo, l'azione, che questa è un'immagine invece presa la sera con l'illuminazione che è stata fatta, diciamo, di questo immobile risistemato sempre grazie all'intervento col supporto del segretariato regionale, e questo è un altro esempio, tanto per dare un'idea, sono solo alcuni di quelli, anche se c'è ancora, diciamo, tanto da, ancora da fare, della chiesa di San Bernardino, sempre centrale, che è stata fatta grazie all'apporto del provveditorato regionale delle opere pubbliche. Questa è una visione interna per darmi un'idea. È chiaro che tutte queste riaperture, tutti questi, diciamo, beni mobili che vengono resi fruibili agli utenti, pongono in maniera ancora più importante tutto quello che è il tema dello sviluppo. Quindi sostanzialmente, come molto velocemente, ma è stato già detto prima, il programma Restart, attingendo a questo 4% che viene accantonato da tutto quella che è, diciamo, l'ammontare degli stanziamenti della ricostruzione, di concerto col governo si sviluppa su dei filoni cardine, che sono il sistema industriale, la digitalizzazione, l'alta formazione, il turismo, che abbiamo detto, l'ambiente, e anche la cultura. Da questo punto di vista abbiamo pensato di dare, senza con questo, diciamo, trattare altri temi che poi verranno sicuramente approfonditi successivamente, parlare dei sottoservizi. Sottoservizi che chiaramente sono un'opera complementare a quello che, diciamo, è la ricostruzione fisica, la ricostruzione privata ma anche pubblica. Nascono come necessità già nel 2010, come primi finanziamenti dati nell'epoca dell'emergenza. Successivamente però avviene, diciamo, l'esigenza di pensare, diciamo, questa riorganizzazione anche in maniera più intelligente, soprattutto al centro storico del capoluogo dell'Aquila, che diciamo, ha una presenza insediativa importante, e quindi per evitare che questi sottoservizi potessero venire ricostruiti in maniera un po' caotica, diciamo, no? E quindi è nato in quel periodo l'idea di realizzare il tunnel intelligente, anche perché questo avrebbe consentito una struttura che si poneva in modo flessibile a tutto quello che sarebbe stato il tema della digitalizzazione, quindi non solo il fatto di realizzare, diciamo, o ricostituire quelli che erano stati sottoservizi danneggiati dal sisma, ma anche, se possibile, raggiungere un livello più performante, più competitivo, più attuale, diciamo. Oggi si parla molto del fatto di essere connessi, prima si parlava di azione, di coordinarsi per fare un'azione in rete, chiaramente coordinarsi in rete significa anche, sotto certi punti di vista, essere connessi, anche perché molti servizi oggi come oggi si attuano attraverso le reti informatiche. E quindi chiaramente questo consente, poi ci verrà sicuramente spiegato in maniera molto più approfondita e molto più completa, consente un tipo di offerta che viene data non solo al cittadino ma anche a quello che è, diciamo, tutta quell'attività socio-economica della città, che si sta cercando, come dire, di riavviare e di fornire nuovi impulsi anche attraverso questi strumenti. Sostanzialmente quindi questo consente anche la restituzione di tutti quelli che sono i palazzi storici, senza bisogno, diciamo, di realizzare questa rete di infrastrutture che tante volte vanno a intaccare, diciamo, le facciate di questi edifici, migliorando e differenziando tutte quelle che sono le reti di fornitura acquedottistica e di raccolta delle acque, nonché tutto ciò che significa connessione internet, fibra ottica e diciamo quella che è la connessione che poi sicuramente verrà trattata all'interno.
interventi successivi col tema dell'anello ottico per aumentare questa, diciamo, questa connessione all'interno della città. A livello di finanziamenti, già con la delibera CIPE del 2012 sul tema dei sottoservizi sono stati destinati 80 milioni di euro che riprendevano in parte una prima tranche del 2010 e dando un ulteriore sostanziale incremento col tunnel intelligente. E con alcune immagini noi siamo in grado, diciamo, oltre al tema, diciamo, del coordinamento di questo, di queste attività che chiaramente si vanno a sovrapporre su quello che è, diciamo, la ricostruzione degli edifici, quindi anche questo è un tema delicato perché chiaramente il coordinamento non è, diciamo, un problema tanto semplice, però è sostanziale perché consente, deve, diciamo, rispettare una tempistica, altrimenti può creare, diciamo, dei disservizi, diciamo, pur partendo da ottimi propositi. Questo è solo uno schema per vedere, diciamo, quello che era stata l'organizzazione all'interno chiaramente del centro storico del capoluogo, dove è stata, diciamo, ripensata l'intera rete dei sottoservizi introducendo quello che era il tunnel intelligente. Alcuni numeri, vabbè, chiaramente stiamo parlando di una rete che consente con la galleria, circa, si sviluppa per 12, previsti nel primo lotto 12 km e mezzo si sviluppano. E poi abbiamo invece nelle zone più limitate non si è potuto intervenire anche per evitare di creare danni nei palazzi storici non avendo lo spazio fisico per la realizzazione. E questo è un esempio che ci dà un'idea di come è strutturato, che è praticamente una, diciamo, un campione, un esempio che è stato esposto a Piazza Duomo per consentire al centro dell'Aquila la visione di questa strutturazione. Sono alcune fasi delle lavorazioni che sono state attuate durante, diciamo, la realizzazione di quest'opera, ecco qui in Piazza Duomo quando venivano posizionati questi moduli, e questa è la visione dell'interno che tra l'altro è stata resa fruibile anche durante, diciamo, le visite dei cantieri che periodicamente vengono aperti durante alcune manifestazioni per consentire la visibilità anche ai cittadini di quello che era, diciamo, l'organizzazione, diciamo, la struttura di quest'opera legata ai sottoservizi. Questo, diciamo, sarebbe stato il rischio della realizzazione in mancanza, diciamo, di un'idea del genere dove c'è maggior densità di impiantistica. Ultima cosa, chiaramente tutta questa, diciamo, che è solo uno degli aspetti, chiaramente, dei temi dello sviluppo, è strettamente collegato col tema della Smart City, perché tramite il tunnel intelligente questo crea, come dire, una via preferenziale per la realizzazione delle connessioni e anche quello del tema dell'anello ottico, della fibra ottica e di tutte le connessioni che sono messe, diciamo, all'interno della città. Grazie. Grazie.